Anticipazioni Beautiful, mercoledì 10 aprile 2019. Qualcuno bussa alla porta di Wyatt e lui, scocciato, rivede la sua ex Katie. Così le chiede il motivo della sua visita e lei afferma di essere lì per parlargli delle novità accorsa nella sua vita, e ovvero la sua nuova fiamma Sally, diventata addirittura la nuova stilista della Forester. Lo esorta a non fidarsi di lei. Può essere molto pericolosa. Sally intanto si vede costretta a mettere via i suoi bozzetti dopo il secco no di Hope, di divisionarli e soprattutto dopo i suoi aspri giudizi sul suo conto. Anche Maya viene messa al corrente della new entry e non la prende affatto bene. Quinn intanto chiede a tutti di collaborare. Hope ribadisce l'importanza di tenere i bozzetti ben nascosti alla vista di Emma e di Sally, ma Xander non ci sta e vuole che in azienda non ci siano inutili pregiudizi. Eric intanto mette al corrente Ridge della novità. Il Forester, come facile prevedere, reagisce molto male, affermando di non fidarsi di Sally, che in passato ha creato problemi sia a Steffi che alla Maison. A tranquillizzarlo è il fatto che sia stata ingaggiata per la linea Hope for the Future. Sicuramente la Logan saprà tenerla a bada e a vista d'occhio. Inoltre non crede che sia veramente presa da Wyatt. Forse lo sta sfruttando per avere successo. Eric però lo ferma subito, li ha visti molto coinvolti. È una coppia che durerà. Ridge nel pomeriggio incrocia la Spettra in corridoio e non esita a dirle che la controllerà. Lei non lo biasima, ma è ben lieta di annunciargli che non lo deluderà e che lo farà ricredere. Hope intanto è sola in ufficio del CEO e viene raggiunta da Wyatt. Lui la trova molto triste e la invita a guardare avanti, a non pensare alla decisione di Liam di sposare Steffi, certo che prima o poi l'amore arriverà anche per lei. Quando capisce che è nervosa per la presenza di Sally in azienda, reagisce con grande stupore. Per lei non è affatto una ragazza dotata di talento, è solo una perfida macchinatrice. Wyatt dice che non è affatto così. Sally, arrivata proprio in quel preciso istante, si sofferma sull'uscio e ascolta i complimenti che il ragazzo le muove nei suoi confronti. Capisce che è davvero innamorata di lei. Hope poi lo prega di gettarlo nel dimenticatoio, convinta che fuori c'è di meglio per lui.